Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su questo nuovo episodio di Alien Breed Impact. C'è stata un po' di pausa, diciamo un po' forzata della serie, dovuta dalla questione esami, come potrete ben immaginare. E quindi vabbè, rieccoci qua adesso. Ma vuoi uscire oppure no? Sciocco di uno. Ma dove è andato adesso? Dov'è che bazzica sto scemo? Vieni qua, dai, ti do una bella accoglienza. Questo stupido urlatore del Kaiser. Adesso ne è stato fuori qualcun altro. Eccola, lo sapevo, rieccoci qua di nuovo a picchiare gente in giro. Console di controllo. Allora, ricapitolando, nelle puntate precedenti. Riepilogo delle puntate precedenti. No, ma no, sei rimasto bloccato, c'era un armadietto di là. Vabbè. Comunque, dicevo, nelle puntate precedenti è successo che la nostra nave si è schiantata contro una nave. Oddio. Si è schiantata contro un'altra nave che sembra essere abbandonata e quindi siamo in avarie in mezzo allo spazio. Abbiamo... portato in salvo la nostra vita, che appunto eravamo in un ponte a cui non c'era più accesso, però... Sparando delle lag spike, non so per quale strana ragione. Comunque, stavo dicendo, nelle puntate precedenti è successo il seguente fatto, che un altro lag spike, ma che tra l'altro ho ridotto la risoluzione perché avevo paura della classe e invece lagga, ma non so perché, non è un gioco pesante la narrazione. Tutti gli estintori. Munizioni mi sono rimaste, non buono per nulla, proprio no. Eccola. Dov'è l'altro? Speriamo bastino i colpi. Comunque, dopo esserci salvati dal ponte che era appunto invaso da questa strana specie di alieni che sbucano un po' dappertutto, siamo riusciti a correre in salvo tutte e due le equipe di Marco e Costello, si chiamano, se non sbaglio. Negli scorsi episodi, e mo stiamo cercando di arrivare alla strada per l'ascensore, visto che se ne si veste spero con anche munizioni a caso. Allora vediamo innanzitutto se posso lottare qualcosa, perché qua se ne messi assolutamente senza proiettili. Il terminale Intex di là è bloccato, ce n'è uno di qua, ma ci possiamo accedere qua. E basta, no, basta. Ah, c'è il... c'è la di Kerry. Via! Morici, male.
basta. Ok, qua con questo devo andarci molto cauto perché... Ah. Una velocità di fuoco molto diversa. Fa molto male, ma ha una velocità di fuoco totalmente diversa. Quindi è assolutamente necessario. Naturalmente c'è ancora gente in giro qua. Ma basta, anche basta, stiamo finendo tutte le munizioni possibili e immaginabili. Ok, ci rimangono 9 proiettili di questo. Poi forse abbiamo ancora il... E cosa troviamo? Naturalmente un kit medico. Ma chi se ne frega del kit medico, insomma. Perché mi tira ste lag spike? Perché? Eh? Tra l'altro mi scuso se il... Ci sono degli armadietti qua? No. O forse ce ne ho già provati prima, trovati prima. Mi scuso se si sente comunque abbastanza il rumore del controller. Ma dove sto andando? No, sono tornato totalmente indietro. Ho provato a modificare le impostazioni, ma non ci si guadagna granché. Il problema è proprio il microfono che è troppo OP. Dovrei provare a interagirci con Audacity per vedere se si risolve la questione. Al momento non ho tantissimo tempo, ma vedrò cosa riesco a fare, insomma, per questa situazione. Io cerco intanto di fare meno rumore possibile con... Ah, ho trovato delle altre munizioni per il fucile d'assalto. Ma per ora teniamo questo perché se no teniamo questo. Aia. Meglio tenere le cartucce quelle grandi. E adesso non ho più niente. Elettrico, scusami. Ah no, questo qua è quello che ho lo scudo. Però bisogna colpirlo solo quando lo scudo giù, perché altrimenti non serve un kaiser. Ho dovuto sprecare un altro kit medico grande, ma... Dove sto in zona? Non me la ricordavo così. C'è? Chi è? Dov'è? Ho bisogno... Assolutamente. Ho finito di nuovo le munizioni. Ma è possibile? Non ha messo l'attacco più rapido. Grata frammentazione e... La pistola a proiettili infiniti, ma... Oh, il curatore, porca miseria. Lasciatemi un attimo in pace qua, Oh, si è rimasti proprio senza niente, senza niente di medici. Senza niente proprio. E gli altri saranno ancora là, immagino. Quello è il curatore, eh? Ho delle munizioni, delle munizioni. Dove sei? Dove sei? Ok. Corpo umano, dammi delle munizioni. Vabbè, kit medico piccolo, sempre meglio di niente, lo uso subito, guarda. Grazie bel bambino. Qua c'è qualcos'altro? No, assolutamente niente. Niente, proprio con GN, no? Corpo umano, dammi munizioni, munizioni, kit medico. 300 munizioni lanciafiamme.
Se meglio cambiare arma però adesso, eh. Abbiamo di fucile d'assalto, se poi non abbiamo niente. Abbiamo finito anche i kit medici. C'è qualcosa qua, speriamo. Ma non tirarmi queste lag spike. Oh, munizioni, sì, alleluia. Dobbiamo cercare di sprecarne il meno possibile perché... Oh, non, ma, ragazzi, però non riesco... Non cos'è che problema ha... Quest'oggi... Questo stupido... computer... E beh, si prende anche fuoco... Gran bella roba, ma come ci passavo di là senza prendere fuoco? Soldi, ma sta zona non mi piace. No, 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 no. Altri soldi. Vediamo un po'. Oh, un terminale Intex, non ci credo, non ci credo. Ah, là c'è una torretta con dei nemici. Ci andremo. Ma adesso fatemi salvare. Welcome to Intex Systems. Oh, sta partita è... si sta arrivando più complicata del normale. Ma allora, vediamo. Welcome to Intex Systems. Armi. Abbiamo solo 800 cosi. Vabbè, vai con queste. E con 700 proviamo a prenderci un po' di medikit. E possiamo prendercene uno piccolo. Quanto cavolo costano qui? Ah, però possiamo vendere le granate a frammentazione e granate stordenti. Ok, così magari ci avanzano anche un po' di... Allora, prendiamo un kit piccolo. Ah no, c'è anche un kit grande. Però costa molto. Forse conviene di più prendere delle munizioni per il lanciafiamme con questi soldi. Sì. Andiamo così. Anche perché non sono assolutamente un tipo di granate, quindi solitamente le vendo sempre perché... Warning. Unidentified life forms detected. Non sono io, vero? No, perché a un certo punto le torrette impazziscono, un po' come in System Shock 2 che sono... Ah no, so cosa sta succedendo. So cosa sta per succedere, ve ne ho già parlato in qualche episodio fa. E non è assolutamente una cosa bella. Ok, guardate. Cioè, è un pensamento normale, ma... Non possiamo farlo, ecco. Quindi... Corri. Oh, ma c'è sto audio che è partito a balla. Tanto adesso ci fa ripartire di là. Lo so perché l'ho sbagliata un sacco di volte. Perché non sapevo. All'inizio mi sono messo a spararli come uno scemo. La prima volta che ho provato questa. Dove sono finito adesso? Ah no, sono giusto. Sì, è sì, qua la torretta. E mi metterò già la cosa giusta. Cutscene. E qui ci fa vedere che mostro c'è da fare là. Spero che l'audio del gioco non sia troppo forte. Ho fatto un po' di audio, ma la fine. È sempre un casino, insomma, cioè nel senso bisogna sempre riuscire ad avere la. Non è davvero alto, yeah.
Alleluia. Siamo sopravvissuti. Fortunatamente. Il tizio che fine ha fatto? Boh, non se ne sa più niente. Però ci ha sfondato la porta alle spalle e vabbè. Facciamo i fatti nostri e... Abbiamo di nuovo quasi finito le munizioni, ma avete visto quante cavolo erano? Scan complete. Area clear. Sì, naturalmente chiude noi dentro. Oh, un kit medico grande. Perché alla fine quello che succede è che quando le munizioni sono scarse, quello che ne risente è la vita, perché iniziamo a pigliare sempre più pizze in faccia. Finalmente. Power surge detected. Systems with no function. Indica sempre l'ascensore di uscita. Con piacere, con molto piacere. Poi c'è il tizio che ha sfasciato tutto là ora. Però aspetta, forse sto lasciando indietro qualche collezionabile che può essere utile. Tipo munizioni, tipo medikit, quindi è meglio osservare per bene. Qui in realtà è anche quasi finito, cioè dovrei trovare un terminal index perché non ho la possibilità di salvare ora visto che la strada dietro è bloccata. Qua c'è qualcosa, dubito. Infatti c'è niente. Questi lag spike, non riesco più a spiegarmele. Cioè non è un gioco pesante, è un gioco di mille milioni di anni fa. È anche vero che lo sto giocando su Windows, e Windows non è che sia una roba con grandi prestazioni, però mi pare che proprio non ci sia niente qua in stagione. Qua abbiamo controllato, dobbiamo per forza andare di là. Là sotto l'elettricità non ci vado perché si è seccato quell'affare enorme. Ah, però posso fare il giro, perfetto. Oh! Un terminal Intex, ma tanto non ho soldi. Welcome to Intex Systems. 800? Dove li ho trovati tutti questi soldi? Prendiamo un... Forse conviene un medikit piccolo. E poi munizioni. Aspetta, ho delle granate da vendere. Sì, ma queste dove le ho trovate, scusate? Non mi sembra di essermi fermato per strada. Vabbè, meglio così. Allora, solo 200 ce n'erano. E vabbè, prendiamo per il lanciafiamme. Che è anche molto comodo il lanciafiamme. Thank you for choosing Intex. No, e salviamo. Visto che sono 19 minuti e 58. Salviamo e noi ci vediamo nella stessa... Ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Io sono Mazzetes, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!